Ha chiesto di parlare il senatore Romeo, ne ha facoltà per 10 minuti. Grazie Presidente, da membro della Commissione Finanze, più che da capogruppo, visto che poi le dichiarazioni di voto le farà per il nostro gruppo il nostro Presidente Bagnai, ho assistito nel dibattito pomeridiano quasi tutti gli interventi e devo dire che era un po' come trovarsi davanti a una tribuna elettorale dove ognuno raccontava un po' le elezioni, quindi è chiaro che bisogna fare propaganda a proposito di distanza tra quella che è la realtà e quella che è la propaganda. Perché se vogliamo fare un'analisi invece più corretta, più seria di quello che è successo, di quello che sta succedendo, dobbiamo partire innanzitutto dalle dichiarazioni proprio del ministro Tria, che in audizione ha detto che perché l'Italia possa ridurre il gap di crescita con i partner europei è anche necessario un cambiamento del modello di crescita europeo verso una promozione della domanda interna senza pregiudicare la competitività. Perché non dimentichiamoci che molte delle cause delle sbagliate, errate previsioni che sono state fatte e del rallentamento dell'economia arrivano proprio da quell'Europa che noi vogliamo cambiare. Quindi non dimentichiamoci questo. Perché è vero che noi abbiamo uno striminzito 0,2, ma la Germania, da cui noi abbiamo sempre dovuto dipendere o da un punto di vista economico, ha rivisto proprio le stime in un timido 0,5. Quindi se la Germania prevedeva il 2,1, poi è dovuto scendere all'1,2 e poi allo 0,5, è chiaro che il nostro 1,5 e 0,2, fatte le debite proporzioni, direi che il problema della mancanza di crescita riguarda un po' tutta l'Eurozona, che non ha compreso minimamente che la stagnazione, la crisi del commercio mondiale era dettata dalle politiche dei dazi americani, dalla Brexit, visto che ieri abbiamo votato il decreto che non è stata capita fino in fondo e tutte le conseguenze che poteva dare, perché sicuramente creava incertezze nei mercati, dall'aumento del prezzo del petrolio e dal rallentamento della Cina. Questi sono i fattori che stanno condizionando l'economia mondiale, non certo il governo giallo-verde. Questo sia assolutamente chiaro. E poi lo dico perché bisognerebbe forse guardare un po' le cose con un occhio più oggettivo, al di là di quella che può essere anche una competizione e un confronto politico. Non si può sempre usare questi toni e questi scenari apocalittici, queste previsioni catastrofiche della nostra economia. Perché? Perché alla fine, se andiamo a vedere i dati, non è proprio così tutto negativo come è stato dipinto. Vi ricordate i tanti interventi anche delle minoranze sulla questione legata per esempio al debito pubblico, aumenterà lo spread, chissà quanti interessi pagheremo, ricadranno sui nostri figli. Ecco, ieri però è giunta una notizia certificata, udite udite, che il costo del debito pubblico è in discesa. La certificazione l'ha fatta Banca Italia, perché nonostante lo spread, le nuove emissioni sono a tassi inferiori rispetto ai titoli in scadenza. Insomma, la famosa spesa per gli interessi sul debito pubblico è calata di 1,7 miliardi. Tracollo del paese, politiche fallimentari del governo, conti pubblici alla deriva. Poi andiamo a vedere, come è stato ricordato bene dal collega Tosato, che i dati della produzione industriale non solo dicono che è un più 0,8, attenzione, rispetto al mese precedente, ma un più 0,9 rispetto all'anno scorso, quando al governo c'eravate voi. Ho ascoltato tutti, sono stato un tempo in aula. Vogliamo parlare della borsa? Perché anche la borsa ha la sua importanza. Citava bene oggi in Commissione Finanze il collega Iannutti che da inizio 2019 la borsa italiana ha avuto i migliori risultati dell'Unione Europea. In 6 mesi ha fatto più 13% contro il più 8% di Parigi e il più 6% di Londra, evocato spesso e volentieri voi. Così come, perdonatemi, qui non è stato interrotto nessuno nel dibattito oggi pomeriggio. Quindi gradirei
Senatore Faraone, faccia il bravo. Gradirei sottolineare che anche, scusate, anche sulla tassazione è stato detto in più di un'occasione, partecipando ai dibattiti televisivi, che le tasse, avete aumentato le tasse. Poi andiamo a vedere cosa c'è scritto sul DEF, ben si sono guardati di sottolineare quella riga, che la pressione fiscale nel 2019 scenderà lievemente da 42,1 a 42,0, a dimostrazione che noi le tasse le abbiamo abbassate, perché il 2019 è quello della nostra manovra. Poi sia chiaro, è evidente che salgono al 42,7 nel 2020. Certo, se non sterilizziamo le clausole di salvaguardia, ma grazie, questo c'era scritto anche nel DEF dell'anno precedente. Quindi vuol dire che i dati li leggete solo qua per come vi possono fare comodo. E visto che l'IVA non aumenterà, perché se la sono presa con lei, ministro Tria, ma lei giustamente ha detto quello che è scritto nel DEF, che è la fotografia del quadro attuale, è la risoluzione che la maggioranza mette in atto e che voterà dopo, che impegna il governo a sterilizzare le clausole di salvaguardia. E non venitemi a raccontare che non troviamo 23 miliardi su un bilancio di 800 miliardi. Ma per favore, non scherziamo. Saremo mica noi in un momento dove c'è la crisi della domanda interna ad aumentare l'IVA. Noi non aumenteremo l'IVA. Quel che è certo, visto che si parla dell'IVA, che se c'è stato un governo che l'ha aumentata è il governo Letta nel 2013. Ricordo che c'era anche qualche sottosegretario tecnico di Forza Italia in quel governo, giusto perché bisogna essere sinceri fino in fondo. Quindi noi non ho, così come non ci sarà nessuna patrimoniale, così come non c'è nessuna manovra correttiva, non ci sarà nulla di tutto questo. Anzi, ve lo dico, questo continuo dire, e ha fatto bene il ministro Tria a ricordarlo, che va tutto male, che ci sarà la patrimoniale, che aumenterà l'IVA, tutto questo sta creando dei grossi problemi, al di là della dialettica maggioranza e minoranza che ci sta nell'opposizione, soprattutto al Paese. Perché con questa incertezza, con queste notizie, cosa succede? Che i consumatori non spendono e le imprese non investono. E certo, perché spaventati dalle bugie che continuate a raccontare, di sicuro non aiutiamo il nostro paese, di sicuro non lo aiutiamo, assolutamente. E tra l'altro ricordo anche, sempre sul tema della tassazione, che l'Istat, così diciamo anche questa, sul tema delle imprese, così diamo anche un'altra buona notizia, che l'Istat ha certificato che con il decreto crescita che verrà pubblicato nei prossimi giorni e che andremo a votare entro fine maggio, primi di giugno, ci sarà, con le misure contenute, una riduzione della tassazione alle imprese del 2,2%. Così a casa diamo anche dei messaggi positivi, perché sennò sembra che si voglia guardare allo sfascio. Così come, mi avvio a concludere, visto che mi sta lampeggiando nonostante le numerose interruzioni che ho subito, che sulla flat tax si dice la vera flat tax, la falsa flat tax o meno. Nessuno ha pensato che la flat tax si possa fare tutto in una volta sola, questo l'abbiamo detto, si sapeva che avremmo dovuto fare per fasi. Siete mica democratici, perché non fate parlare gli altri? Dai! Non interrompete. Dai. La flat tax, ripeto, che va fatta per fasi, è stato ben ricordato che abbiamo iniziato con partite IVA, artigiani professionisti, e adesso proseguiamo non per i ricchi, per il ceto medio, perché fino a 50.000 euro come reddito familiare, questa è l'impostazione iniziale, indubbiamente non andiamo a favore dei ricchi, ma anzi
cerchiamo di aiutare proprio le famiglie per rilanciare, per semplificare il sistema fiscale. Dove andate a prendere i soldi? Beh, oggi abbiamo circa 76 miliardi con 413 misure tra sconti e bonus fiscali che vanno semplificati, ma soprattutto anche per una ragione, perché erogare questi sconti e questi bonus, ho letto, ha detto bene il vice ministro Garavaglia, costa anche un sacco di soldi allo Stato. Allora forse è meglio ridurre le tasse, recuperiamo delle risorse e finalmente aiutiamo le nostre famiglie, che è quello che vogliamo tutti noi. Poi nessuno farà i miracoli, però l'impegno e la determinazione e soprattutto la curiosità, e qui davvero chiudo perché mi è sempre stato detto, ah ma tutte queste stime negative, e abbiamo sempre risposto aspettiamo di vedere i primi dati del trimestre e da lì cominceremo a fare le valutazioni. Noi siamo consapevoli che con la manovra che abbiamo fatto, con le misure che abbiamo inserito, vi stupiremo anche nei prossimi trimestri. Grazie. Ha chiesto di parlare.